Eccoci qua, Business Eater Airways. Meno di 10 ore ci sta per tutto sto spazio. Camera check. Non è male, dai. Non è male la camera. Era molto meglio Madrid, eh. Però siamo a Miami. Guardate qua che bella vista. Un bel parcheggio davanti. Bellissimo. Siamo arrivati a Miami, viaggio durato 10 ore passa, sono arrivati ai controlli, mi hanno fermato, mi hanno tenuto mezz'ora come sempre, però finalmente siamo qua in hotel, le sghiri. The VIP, the superstar in the restaurant, fa finta di non ascoltarmi, il nostro videomaker, fotografo. No. Sono qua per arrestarti. The next day. Palestra spettacolare. Dovrebbe essere così anche in Italia. Però noi non crediamo a investire in queste cose. Ecco. Lì ci sono i ragazzi che pregano. Questa è una scuola cristiana. E adesso... E ora andiamo a Laura. Ecco i due milanesi. Figa! Allenamento fatto in questa high school. Ora mi faccio un giro in centro e vado a raggiungere Nico Mannion. Una cosa che mi piace di quando prendi Uber o taxi o nel pullman, mettono sempre queste canzoni classiche, nostalgiche, belle, belle, belle. Adesso vi farò vedere un po' com'è la city. Guardate che palazzi! Stare sotto questi palazzi ci si sente davvero piccoli. Mamma mia, proprio bello. Il caldo è un caldo incredibile, incredibile. Siamo atterrati a Porto Rico e adesso andiamo verso l'hotel. Camera check. Magari il mare non lo vedo benissimissimo, ma direi che è la migliore. Quando hai l'acqua davanti è una roba stupenda. Musica, wow, tanta roba. Oggi mi hanno invitato all'afternoon podcast dell'Ital Basket con Datome e Melli. Che onore. Afternoon, ma è sera. Eccoli qua i ragazzi. No, non vale mettere questi contenuti. Ma questo è il mio vlog. Ne, posso farti una domanda? Come ci si sente andare a fare le foto per il preolimpico? Guarda, andare a fare con un campione a tuo calibro già è un onore per me. Ok. Purtroppo non ho la tua bellezza, però comunque affrontiamo questo servizio. Però come dice Bruno Mascolo, tu piaci, vero? Soprattutto l'estate. Coppia Shaq and Kobe. Se vuoi ti insegno, Shaq. Bella vittoria contro Bahrain. Adesso andiamo in campo a vedere se c'è la partita Lituania contro
Messico. Questo è il palazzetto, bello grande, 17.000 posti. Lì c'è la nostra bandiera. E niente, ho un problema tecnico. C'è talmente tanto caldo che la mia camera è tutta impannata, quindi non riesco a usare la mia camera e quindi uso il mio telefono. Spero che la qualità vi piaccia. Adesso abbiamo finito l'allenamento. È stata una lunga giornata. Ora è tempo di relax e siccome siamo qui ne approfittiamo perché è davvero un gran bel posto. Vista è un posto incredibile e quindi è bello rilassarsi un po' e approfittarne, ricaricare le batterie. Abbiamo avuto Bahrain, abbiamo avuto Porto Rico. Bahrain è stata una partita molto semplice e invece Porto Rico mi ha davvero sorpreso perché è stata una partita bella, atmosfera assurda, palazzetto semipieno e devo dire che loro sono stati molto bravi, le loro guardie hanno fatto la differenza e noi abbiamo cercato di rimanere in partita ma loro sono stati bravissimi. Ora siamo in semifinale, la Lituania, la prima dell'altro girone, vediamo come andrà e poi si vedrà. Schiri. The next day. Coming in, flex. I just wanna win, LA BB, who we running with, 2-2-3-3, I'm on 10 again, State your name, been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you shaking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past. Allora, preolimpico si è concluso, non è andata come volevamo, credetemi è tosta. Quanti anni sono passati? 3-4 anni dall'ultima volta, dall'ultimo preolimpico, però purtroppo certe cose non le si possono controllare. Bisogna fare i complimenti a Lituania e Porto Rico che hanno giocato molto bene. È tosta da digerire perché alla fine lo scudetto è andata come è andata, poi il preolimpico è davvero tosta. Ora qualche giorno di riposo, qualche settimana di allenamento e poi si parte per la nuova avventura. Non vedo l'ora, nuovo progetto a lungo termine, una sfida per me e la mia famiglia, quindi niente, spero che vi sia piaciuto questo vlog, è stato un vlog lunghissimo, speravo finisse in un'altra maniera. Per chi non si è iscritto, mi raccomando iscrivetevi, che più siamo e meglio è il canale, mettete like e a presto, ciao a tutti.